degli altri sensi. Cristiana Palazzoni. Benvenuti al bar al buio. È Jessica a fare gli onori di casa, ad accompagnare i clienti in questo bar in cui normalmente si consuma nell'oscurità più completa. Lei, che al buio è abituata, sa come muoversi e in un rovesciamento di ruoli guida chi invece si trova improvvisamente perso. Solo così, però, può comprendere chi con quell'oscurità ci convive da sempre. E non bisogna avere timore di avvicinarsi a questa realtà, che il diverso alla fine non è così diverso e che forse bisognerebbe provare un pochino le cose. È l'idea che muove questo tir attrezzato come un bar itinerante, prima tappa Roma, per poi raggiungere altre città italiane. In Trentino, dove ha sede la cooperativa sociale Irifor, è già una realtà che molti hanno sperimentato e per alcuni non è stato semplice. È capitato sovente di trovarci in situazioni complesse, di addirittura persone che arrivano al pianto e alla commozione. È anche un'opportunità per inserire nel mondo del lavoro chi troppo spesso viene escluso. Organizziamo anche settimanalmente cene al buio, organizziamo dei concerti al buio, teatro, siamo molto attivi, giochiamo con il buio per avvicinare persone al nostro mondo e far conoscere veramente fino in fondo la nostra realtà.